Buongiorno e benvenuto a Merito di Porto Salvo. Buongiorno a voi. Allora, Papa Francesco viaggia per il mondo a portare il segno di pace e dice tra l'altro: io non ho paura della guerra. E noi invece abbiamo paura della guerra. E allora dobbiamo fare in modo che incontrandoci dobbiamo far cadere le premesse che possono portare a questi creare un clima conflittuale che poi è la premessa per generare la guerra. Creare tra di noi una mentalità di incontro, perché se i ragazzi si abituano ad avere questo modo di pensare che è aperto al dialogo, alla comprensione, anche qualche volta alla sopportazione reciproca, lo faranno poi anche da adulti. Ecco, stiamo vivendo un momento un po' particolare nel nostro paese, in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia in questo periodo. In molte scuole, a differenza di questa scuola e di questo paese, addirittura si tenta di mettere in discussione la religione e le antiche tradizioni del Natale, cioè quando si parla il presepe, cosa sarebbe il presepe, per esempio, senza la rappresentazione di tutti gli attori del presepe? Ma il discorso sarebbe un po' lungo per poter dare una risposta con poche parole e in poche battute. Si tratta di riflettere sul che cos'è la laicità e su che cosa una istituzione religiosa può portare in un'altra istituzione che, accettiamo tutti, non deve avere alcuna configurazione confessionale. Spesso si pensa che la figura della Chiesa o di chi la rappresenti, il vescovo, il parroco, possa essere una presenza ingombrante per quel che è il discorso che una scuola laica deve portare avanti, dimenticando che, ed è quanto io dirò questa mattina andando al liceo, incontrando i ragazzi, dimenticando che la Chiesa, volente o nolente, è una di quelle istituzioni che sono determinanti per la formazione dei ragazzi, perché c'è tanta gente che crede e che manda dalle istituzioni religiose i propri figli per la loro formazione. E allora bisogna superare il preconcetto che un vescovo che va a visitare una scuola vada a dire ai ragazzi: viene a messa la domenica. Io al liceo non andrò a dire ai giovani se sono stato a messa domenica scorsa. Io andrò a dire: vediamo se riusciamo a trovare assieme un punto di partenza basilare attorno al quale tutte le istituzioni o agenzie che noi chiamiamo educative si possono trovare d'accordo per dire: lavoriamo tutti insieme per chiarire qual è questo fondamento dal quale partire. Si può fare un percorso assieme, nel senso che assieme possiamo portare dei valori, poi arriva un determinato momento in cui il cattolico prende una strada, il musulmano ne prende un'altra e l'istituzione laica ne prende un'altra, ma questo è naturale. Quindi non vedo quale paura la presenza di un vescovo possa essere di intralcio per la laicità di una scuola dello Stato. Bene, si parla tanto, ecco, di evitare le discriminazioni, insomma, ma queste discriminazioni possono essere evitate se le disuguaglianze esistono e ci sono sempre più i ricchi e i poveri nel mondo, cioè, e ritorniamo anche a questi momenti epocali, insomma, qui si rischia la terza guerra mondiale, questa è la verità. E allora qualcuno dice
molto probabilmente, o meglio, se non riusciamo a superare le divergenze che ci sono, che sono quelle economiche, se non si aiuta questa gente, noi attraverso la nostra integrazione e l'accoglienza che facciamo in Italia, che anche la Chiesa fa, io vedo Don Malara quello che fa a Melito di Porto Salvo, e non soltanto per i cittadini di Melito, ma anche a Condofuri, anche in altri paesi dell'area grecanica. Quindi noi siamo poveri in Calabria, ma siamo poi molto solidari e accoglienti, a differenza di alcune aree del nord Italia dove parte il razzismo. Ma si può comunque arrivare alla pace se prima non si ripianano queste disuguaglianze nel mondo. Abolire le disuguaglianze è un'utopia. Una cosa però bisogna avere davanti agli occhi, ed è quella che chi ha di più non vada a sfruttare chi ha di meno. Il Papa è stato in alcune regioni, in alcuni stati africani, che sappiamo sono ricchissime di risorse naturali, soprattutto dal punto di vista minerario. Sono beni che sfruttiamo noi dall'Occidente, è questo che non dovremmo fare, cioè dovremmo fare in modo che le risorse che un imprenditore va a trattare in uno Stato, in una regione, siano impiegate anzitutto per quella regione. Sarebbe assurdo che io vada ad importare lana dal Perù e la pago una stupidaggine, poi vengo in Europa, faccio i manufatti e li vado a vendere lì il doppio. E questo significa impoverire uno Stato. Allora se i prodotti che io, imprenditore, vado a comprare, è bene che i manufatti li produca la stessa e siano loro poi a commerciare con l'estero, non il contrario. Purtroppo noi questo sfruttamento, che è lo sfruttamento dell'Occidente nei confronti dei paesi poveri, siamo abituati troppo e facciamo fatica a rinunciarci. Torniamo al Natale per chiudere questa breve intervista, intanto la ringraziamo per essere venuto a Melito questa mattina. Lei ora parlerà ai ragazzi prima di questa scuola, poi a quelli del liceo, e quindi ai ragazzi parlerà lei direttamente in aula, in questo incontro, quindi un messaggio per il Natale, eccetera. Attraverso i ragazzi lei parlerà anche con i genitori, ma noi vorremmo un suo messaggio invece, che attraverso il nostro strumento i genitori a casa possano recepire. Beh, allora faccio un messaggio religioso. A scuola faccio un messaggio aperto a tutti, ma qui, dovendo parlare io vescovo, faccio un messaggio religioso e dico: restituiamo al Natale il valore cristiano. Il Natale non è né la festa della bontà, né la festa della famiglia, né la festa d'inverno. Il Natale è la festa del Figlio di Dio che si fa uomo per la nostra salvezza. Il cristiano lo riscopre questo, perché questo significa trasmettere la fede. I valori cristiani che noi inalberiamo come italiani, come europei, sono valori che si innestano su questa verità di fondo, che è una verità di fede: il Figlio di Dio si è fatto uomo per liberare l'uomo dal peccato. Io invito i cristiani, i cattolici, anche quelli che abitualmente non frequentano, a riscoprire questa verità, perché altrimenti la celebrazione del Natale non avrebbe senso. Bene, quindi si può fare un Natale anche in convivenza, come lei giustamente diceva prima, intanto in pace con se stessi, con la società, e anche in convivenza con altre religioni e con altri modi di vedere, insomma, il mondo. Il Papa, quando finisce la festa del Ramadan, manda un telegramma di auguri ai musulmani. È la loro festa. Se io vivessi in un paese musulmano farei festa con loro. Qui abbiamo il nostro Natale, facciamo la nostra festa.
tanti musulmani partecipano pure della nostra festa, quindi la convivenza l'abbiamo pacifica, l'abbiamo già creata tranquillamente. Grazie e buon proseguimento di giornata a merito. Eccellenza Reverendissima, autorità religiose e civili, illustri componenti del Collegio dei Docenti, stimati signori del personale tecnico e amministrativo, care bambine e cari bambini, gentili signore e signori, è con vivo piacere che porgo a tutti voi il benvenuto alla cerimonia della visita pastorale di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini presso la nostra istituzione scolastica.
Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti al nostro Vescovo, Padre Giuseppe, per avere cortesemente voluto visitare il nostro istituto. La sua presenza oggi in quest'Aula Magna rappresenta per noi un segno tangibile della sua attenzione nei vostri confronti, nei confronti dell'educazione e della formazione, valori che devono essere resi sempre più rispondenti ai bisogni educativi di voi giovani. Avere la consapevolezza che la conoscenza sia la chiave di volta di una formazione moderna che punti sull'innovazione e sul capitale umano significa scommettere sulla persona e sulla sete di sapere per affrontare la sfida di un futuro con competenza. Tutto ciò senza mettere da parte una grande umanità che deve essere l'elemento trainante di ogni umano agire. Purtroppo quello che stiamo vivendo è un periodo che potremmo definire di oscurantismo, periodo di crisi in cui la pace viene ogni giorno minacciata in tutto il mondo. Il mio pensiero va agli episodi terroristici che hanno messo in ginocchio la Francia e non solo la Francia, tutta l'Europa. Ma va anche ai fenomeni di violenza che ogni giorno si registrano anche nel nostro paese, a discapito di donne, uomini e bambini. Ci troviamo dunque di fronte ad una vera emergenza educativa, per la quale ognuno di noi come adulto, come genitore e ancor più come educatore è chiamato a collaborare per attivare un percorso virtuoso che abbia a cuore il presente e il futuro di voi bambini e dei ragazzi. Per questo oggi Sua Eccellenza siamo onorati della sua presenza in una comunità che si impegna ogni giorno a dare il meglio, a dare il massimo a ogni bambino, a ciascun alunno, e si sforza di essere sempre più rispondente alle richieste di ognuno. Noi vogliamo mettere al centro della nostra azione educativa il benessere della persona, perché la persona è un essere umano proteso ad un armonico e completo sviluppo, secondo i principi costituzionali, ma anche secondo i valori fondanti, la cristianità. Certamente si tratta di un lavoro complesso quello della scuola, un lavoro difficile, reso anche faticoso con la perdita progressiva di quel ruolo sociale che aveva la scuola un tempo e che rispetto che avevano anche i docenti e i dirigenti un tempo. Tuttavia è particolarmente gratificante per noi vedere crescere i bambini, trasmettere a loro quelle competenze e quelle abilità di base che poi li faranno sbocciare come dei fiori verso quella grande umanità, quell'essere uomini o donne vere. È un lavoro sinergico, volto alla ricerca dei valori fondamentali come l'amore, la pace, la solidarietà, il rispetto per la diversità. Noi siamo e vogliamo essere una scuola inclusiva. È a questo che vogliamo aspirare, anche con gesti e con azioni che potrebbero sembrare andare controcorrente. Eccellenza, soprattutto in questi ultimi anni, tutti condividiamo che sia urgente e rilevante dare positive indicazioni e percorsi di fiducia e di speranza ai giovani, a partire da quelli più piccoli, dai bambini. E la sua presenza oggi per noi è motivo di conforto e guida sul nostro percorso. Oltre ad essere un messaggio di pace e di collaborazione per tutti noi che operiamo in questa scuola e che ci accingiamo a festeggiare il Natale. Grazie dunque Eccellenza Reverendissima per il prezioso e gradito dono che lei ci ha fatto. È la seconda volta che viene a trovarci in questa scuola e noi siamo ben lieti di ospitarla. Anche per la benedizione che vorrà dare al nostro piccolo presepe della misericordia. Così l'abbiamo voluto intitolare, perché quest'anno è l'anno dedicato alla misericordia. I bambini sanno, e ora lo diciamo meglio, che
Misericordia significa avere compassione dell'altro, quindi prendersi cura dell'altro. Quindi è un presepe improntato alla semplicità, fatto dai bambini, dai docenti, però ecco che vuole avere un significato più grande di tutti i 9 presepi dei bambini, presepi viventi che abbiamo realizzato negli ultimi 10 anni. Per tutto questo voglio esprimere un doveroso ringraziamento agli insegnanti e a tutto il personale della scuola per la loro preziosa opera educativa e che negli ultimi anni purtroppo è diventata sempre più ardua. È un importante servizio quello che svolgono, soprattutto all'insegna di una visione che voglia essere una visione vera, una visione formativa, dove la verità, il bello e il buono possono essere le parole chiave per un cammino che veramente è di crescita e di formazione. Ora, in conclusione di questo mio doveroso e sentito saluto, chiedo a lei, Eccellenza, una preghiera particolare. La chiedo per tutti coloro che operano nelle istituzioni educative e anche nella nostra piccola comunità scolastica, ma gliela chiedo in modo particolare per quei colleghi che stanno portando il peso della malattia e sono in diverso modo uniti alla carne di Cristo sofferente. Un'ultima frase, voglio augurare a tutti che la forza e la speranza provenienti da Dio possano oggi e sempre illuminare l'agire educativo di tutti noi. Grazie Eccellenza per essere qui con noi. Allora ragazzi, allora mi alzi pieno, sto seduto, come volete, come voglio io, ma ditemi una cosa, sinceri però, quando vi hanno detto che oggi non dovevate fare scuola, lezione, perché veniva in vescovo, secondo qualcuno si è messo a piangere, ha detto no, io voglio fare lezione, è vero? Avete detto appena ci viene il vescovo? Come? Non vi hanno dato i compiti? E a che ora finisce la scuola? Io fino a quando posso stare qua? Fino alle 12:30 stiamo qua. Se non fate scuola, non lo dovevate dire prima, però ha già preso l'impegno, io devo andare al liceo, però facciamo una cosa, sono le insegnanti, dove sono le insegnanti? Che schierate, alzate la mano, ci siamo. Patti chiari, amicizia lunga, oggi non si fa le non è d'accordo. Tutti d'accordo siete? Sì! I professori sono le insegnanti, sono d'accordo? Sì. Per forza! Si dice che per decidere bisogna essere sempre dispari e 3 sono troppi. Quindi decide? Uno! Siccome la dirigente ha detto che oggi fino a quando sto io comando io, quindi io stabilisco che oggi non si fa lezione. Allora ragazzi, vediamo un po' se cosa posso dirvi. Mi è piaciuto
il canto che avete fatto, che abbiamo visto, anche quello che avete fatto voi, ma soprattutto mi è piaciuto il canto con le diapositive di Boccelli, come il titolo? Se la gente usasse il cuore. Che bello. Ma prima di venire qui io ho visto il presepe. Che c'è scritto sotto il presepe? Voi non l'avete visto ancora? Chi non ha visto il presepe? E che c'è scritto sotto? Il presepe della misericordia. Compito a casa. Spieghiamo la parola misericordia. Da dove viene questa parola? Misericordia. Cosa vuol dire misericordia? È l'unione di due parole. Poi dopo andate a vedere il suo vocabolario. Ecco, lo dico solo a voi, non agli insegnanti. Oggi non si fa lezione, domani si fa lezione, ma si discute sulla parola misericordia, vero? Lasciamo stare la storia, la geografia, la matematica. Allora, questi fanno due giorni che non fa lezione, furbi. Allora, la parola misericordia è l'unione di due parole del latino. Come fa la parola, come fa il latino cuore? Fa cor cordis. Il latino sono declinazioni, poi quando è più grande le studiamo. Quindi, quando noi diciamo i cuori, il latino si dice corda, corda, non la corda. Corda, le lingue sono diverse. Allora, la parola misericordia vuol dire cuore tenero, misero, però non misero che non ha soldi. Misero vuol dire semplice, umile. Allora, il presepe della misericordia si lega bene al canto che avete fatto all'inizio. Se l'uomo usasse di più il cuore, noi ci riempiamo la parola, dalla bocca, dalla parola amore, cuore, e dimentichiamo invece che dovremmo agire di più con il cuore, certamente con la mente, perché la mente che cosa fa? La mente ci aiuta a capire le cose, no? Se voglio fare un problema con la mente, ragiono. L'insegnante cosa mi dice quando c'è un problema di matematica? Ragiona la mente. Il cuore che fa? Il cuore, quando la mente ha ragionato bene, ci fa prendere la decisione: voglio agire come mi dice la mente. Allora, cosa ci dice la mente? La dirigente accennava ai problemi di oggi, che dinanzi alla violenza, dinanzi al terrorismo, dinanzi a tanti gesti che anche noi tante volte subiamo, se non proprio di violenza, almeno di dispetti, gesti di insensibilità, vediamo uno che è nella difficoltà e passiamo avanti, dobbiamo usare di più il cuore. Facciamo un esempio, perché il presepe della misericordia a noi ci dice che una volta, tanto tempo fa, è nato un bambino della Palestina, Gesù di Nazaret, che ha usato molto il cuore. Se vi dico una frase, ve la ricordate voi? Nel Vangelo, se voi andate a girare le pagine, trovate che Gesù una volta ha detto: imparate da me che sono
mite e umile di cuore. Allora ci troviamo nel discorso. E questo bambino, quando è nato, poi crescendo, ha insegnato agli uomini a non ragionare, a non agire troppo con la mente, ma nel prendere delle decisioni unire la mente e il cuore. Facciamo un esempio. Ve la ricordate la parabola del figlio prodigo? Sì. Questo figlio che un giorno dice al proprio papà: uffa, mi sono scocciato di stare a casa con te. Cosa mi spetta come eredità? Dammela, che mi voglio fare una vita per conto mio. Infatti, figlio mio, sei grande, non ti posso tenere legato alla sedia. Ti spetta tanto, tieni, glielo dato. Papà, ciao, mi faccio una vita per conto mio. Però questa vita che si è creata non è una vita di lavoro, di bene, solo di divertimento. Finito il divertimento, quando hanno finito tutto il denaro, chi gli dava da mangiare? Dovettero lavorare. E ha trovato come lavoro pascolare i porci. Poi un giorno, perché era venuta una carestia e c'era fame, ha detto lui: ma che scemo che sono stato. Ho lasciato la casa di papà dove adesso i servi stanno bene ed io che sono figlio sto male. Cosa che faccio? Torno a casa di mio padre. Si è licenziato, pigliato le sue cose e andato a casa del papà. Però mica posso dire al papà: accoglimi come figlio, l'ho fatta grossa. Gli dirò: papà, ho sbagliato, non mi trattare più come figlio, prendilo almeno come servo in casa. Il padre, come l'ha visto da lontano, non gli ha fatto dire una parola, era accorso ad abbracciarlo, ha detto ai servi: facciamo festa, vestitelo con l'abito pulito. Il fratello più grande, che stava lavorando nei campi, quando è tornato a casa e ha visto questa festa, che succede? Ciao, è tornato tuo fratello. Mio fratello, quel disgraziato è tornato, ha avuto il coraggio di tornare a casa e papà sta facendo festa. Non entro a casa, andrò a dire a papà che io, fino a quando sta lui a casa, non entro. E andrò a dire a papà: vedi che è venuto tuo figlio più grande, non vuole entrare. Papà è uscito fuori. Perché? Perché tu hai accolto quello che ci ha lasciato. Giustamente il figlio maggiore diceva la verità. Questo tuo figlio, non diceva mio fratello, questo tuo figlio ha consolato tutti i beni, se n'è andato lontano da casa. E mo tu, ecco cosa vuol dire usare il cuore e non la mente. Lui aveva ragione, forse mentalmente, perché se l'era giocato tutto all'eredità. Però il padre dice: guarda figlio mio, che al di là della mente c'è il cuore. Perché questo tuo fratello era perduto ed è ritornato a casa, era come morto ed è tornato a vivere. Apri il tuo cuore, usa il cuore nei suoi confronti. E vedete, questa è una parabola, ma Gesù quanti esempi ci ha dato? Vi ricordate? Stavo morendo sulla croce, ecco perché noi guardiamo il crocifisso. Perché teniamo il crocifisso a scuola, quando la scuola è laica e ci sono tanti ragazzi che non sono cristiani? Ma per noi il crocifisso esprime un valore umano sul quale abbiamo costruito la nostra civiltà. Prima del cristianesimo, in alcuni stati vigeva la legge che noi chiamiamo del taglione, cioè se io tagliavo la mano ad una persona
quella persona se veniva presa, se io venivo preso, mi dovevo tagliare pure una mano. E c'era il principio che ognuno si faceva giustizia da se stesso. Quest'uomo, Gesù di Nazaret, morendo sulla croce, vi ricordate cosa è successo? Il buon ladrone cosa gli dice? Signore, tu stai sulla croce senza motivo, noi invece abbiamo delle colpe perché abbiamo rubato. Gesù cosa gli dice al ladrone? Disgraziato, crepa adesso sulla croce. Così gli ha detto? E che gli ha detto? Oggi sarai con me in paradiso. Ecco il cuore. Se gli uomini usassero il cuore, ecco il presepe della misericordia. Quest'anno il Papa ci ha, l'8 dicembre, noi quando veniamo qui a Medici ad aprire la Porta Santa, il 16 io verrò qui a Medici, aprirò anche qui la parrocchia la Porta Santa per iniziare l'anno giubilare della misericordia anche qui a Medici. Papa ci ha chiesto questa misericordia perché l'ha chiesta a tutti gli uomini, non solo ai cattolici, ai cristiani, l'ha chiesta a tutti gli uomini perché dice: ma a che serve che noi litighiamo tra di noi? Usiamo misericordia l'uno con l'altro, sappiamo accoglierci gli uni con gli altri. Io sono cattolico, quello è musulmano, beh, viviamo da fratelli, ci abbracciamo, viviamo da fratelli, perché possiamo vivere da fratelli, abbiamo delle leggi comuni che osserviamo. Poi tu il venerdì vai alla moschea a pregare, io domenica vado in chiesa a messa. Questa è la differenza. Dobbiamo usare di più il cuore, quindi il perdono, ecco la misericordia, quindi la riconciliazione, quindi la non vendetta. Quello mi ha fatto un dispetto, io gliene faccio un altro. No, un altro episodio della vita di Gesù. Una volta gli hanno presentato a Gesù una donna che sbagliava per il peccato. I farisei dicono: questa la dobbiamo ammazzare. Come? A colpi di pietra. E questa è la legge. Mettetevi in pratica. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Lui si è piegato la testa, cominciato col dito a scrivere a terra. Dopo un po' ha alzato la testa, erano spariti tutti, era solo questa donna. Gesù dice: beh, dove sono quelli che ti avevano portato qui per condannarti? Se ne sono andati. Nessuno ti ha condannato? No, neanche io ti condanno. Ecco la misericordia. Se gli uomini usassero di più il cuore, non metterebbero le bombe, non imbroglierebbero il prossimo, la corruzione. Se io devo amministrare il denaro pubblico, non mi metto i soldi comuni in tasca, devo usare il cuore e dire: se questi soldi devono servire per questa cosa, non me li posso prendere io e metterli in tasca. Usare il cuore. Se io so che ho due vasetti di fiori e uno che sta accanto a me non ce n'ha nessuno, prendo uno e glielo do. Se il giorno di Natale io ho due panettoni e un bambino come me non ce n'ha nessuno, gliene do uno. Ecco il cuore. Non sono obbligato a farlo, perché il panettone è mio, l'ho comprato. Ma mi vengono a dire: quello non c'è il panettone per fare Natale. Io ce l'ho già uno, tieni, dividiamo. Questo è usare il cuore. A Natale noi ricordiamo questa grande verità, ecco, bello il presepe della misericordia. Perché Gesù è venuto nel mondo proprio per insegnarci ad essere fratelli, l'uno con l'altro.
E se abbiamo dei problemi da risolvere, i problemi non li risolviamo litigando. Se riusciamo a metterci d'accordo, andiamo da chi ci può aiutare, fratello e sorella, andiamo dai genitori, siamo compagni a scuola, andiamo dall'insegnante, siamo nel vivere civile, beh, abbiamo anche i tribunali dove andare a difendere i nostri diritti, ma mai partire dal presupposto mi faccio giustizia da me usando violenza. Ecco la misericordia. Allora, cosa vuol dire la parola misericordia? Cuore tenero, affettuoso. Quindi usare il cuore, che cosa significa? Aprire, aprirsi con tenerezza agli altri, cercare di capire le sofferenze degli altri, le difficoltà che gli altri hanno e venire incontro a questi loro problemi. Questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti, perché ragazzi, se oggi voi crescete con questa mentalità, se oggi voi imparate a impostare la vita in questo modo, lo farete anche da grandi. Oggi voi avete la fortuna, lasciatemelo dire, la fortuna di avere compagni che non sono di origine italiana. Avete la fortuna di avere compagni che non hanno la vostra stessa fede religiosa. Questo perché è fortuna? Perché imparato una cosa che noi da quando eravamo piccoli non abbiamo imparato, perché non ne avevamo bisogno. Cioè imparare la convivenza umana. La convivenza umana vuol dire che ci sono diverse razze, diverse culture, diverse religioni, e noi dobbiamo imparare a saper vivere assieme, rispettandoci l'uno con l'altro. Questa è la grande lezione che ci viene dal Natale. Gesù ci ha insegnato ad essere fratelli l'uno con l'altro. Non ha fatto distinzione, anzi ci ha detto: attenzione, quando verrà la fine del mondo, io, sapete cosa chiederò alle persone? Ebbi fame e mi avete dato da? Ebbi sete e mi avete dato da? Ero nudo e mi avete? Ero in carcere e mi avete? E quelli gli diranno: Signore, ma quando mai ti abbiamo visto in questo modo? E Gesù come ha risposto? Tutte le volte che avete fatto queste cose ad uno dei miei fratelli più piccoli, ad uno dei miei fratelli più piccoli, ha detto cattolici, ha detto cristiani, ha detto musulmani, ha detto indiani, uno dei miei fratelli più piccoli, tutti l'avete fatto a? Dobbiamo dire altre parole in più per capire il messaggio del Natale. Questo è il messaggio del Natale che ci viene a tutti. Poi quando andrete al catechismo, i cattolici impareranno altre cose che quell'uomo, quel bambino che noi vediamo nella culla, è il figlio di Dio che si è fatto uomo. Ma quello poi lo imparerete andando al catechismo da Don Malara, che ve lo spiegherà meglio del vescovo. Il vescovo capisce niente, invece il parroco capisce assai. Va bene? Possiamo finire qui? Io starei ancora con voi dando del, ma tanto ormai abbiamo detto che non si fa a scuola, non si fa lezione, a scuola sì, perché mi possono mandare a casa, non si fa lezione. E domani che si fa? Lezione. Si discute la parola misericordia. Hanno capito le persone che devono capire? No, chi sono le persone che non devono capire questo? Le insegnanti. Quindi dove sono gli insegnanti? Dove sono gli insegnanti? Domani, hai capito tu? Domani che si fa a scuola? Si discuta la parola? Misericordia. Hai capito? In qualche modo. Bene, domani l'ha capito. Quelle altre persone l'hanno capito? Sì. Sicuro? Sì. Sono
ci mandiamo Don Malara e glielo spiega Don Malara, va bene? Grazie ragazze, buon Natale. Si vede che è stato un insegnante, quindi riesce ad entrare nel vostro cervello, ma anche a far vibrare le corde del vostro cuore. Quindi volete dire qualcosina al vescovo di ringraziamento? Vieni avanti tu un attimo, dai. Questo è amico vostro, ce la volevo con voi. Vieni avanti. Facciamo parlare lui per tutti, come vogliono gli insegnanti di religione. Mi chiamo Gaetano, ho una domanda per il vescovo. È difficile o facile? Insomma. Insomma sì o insomma no? Tutti e due. Cosa ne pensi dell'arrivo delle scuole a merito? Arrivano le scuole a merito? Sì. Io ancora non lo so, perché sto aspettando la risposta dai parroci, i quali stanno aspettando la risposta dalla gente. Se arrivano le suore c'è da guadagnare. Però ricordate che le suore e i preti non devono venire da fuori, devono nascere da qui, verranno da fuori le suore, però non possiamo dire devono venire sempre da fuori come anche i sacerdoti. Dobbiamo abituarci a capire che si può essere sacerdote, si può essere suora anche qui a Vento, va bene? Sì o no? Sì. Ho risposto bene o male? Quanto tempo mi dai? Vediamo. 10. Poi, solo questa domanda avete? Vabbè, grazie. Ho avuto 10, grazie. Ho anche la foto da farla vedere. Una foto? Fammela vedere. E chi è questo vescovo? No, c'è un vescovo vestito di bianco con il cappellino rosso di sopra. Chi è questo vescovo vestito di bianco? E quanto ti hanno fatto vescovo? Ti hanno fatto vescovo? Sei vescovo a posto mio? Sì o no? E c'è il cappellino che c'è il vescovo, oggi non l'ho portato. Tu sei vescovo? Sì o no? Tu. Come? Tu. Io sono vescovo. Va bene, grazie. Ma te la lasci? No. Ce l'hai? Sì, ce l'hai. Va bene. Mamma, questa è una domanda difficile, scuola. È una domanda difficile o facile? Difficile. Don Malara, aiutami a rispondere, per favore. Se volevo chiedere, siete già prima, voi che ne pensate delle azioni che stanno succedendo nel mondo? Tu che ne pensi? Sono buone o cattive? Cattive. Perché sono cattive? Perché quella gente che mette le bombe usa il cuore o non usa il cuore? Non usa il cuore. Tutto lì è. Come si fa a dire che uno usa il cuore se mette bombe? Vedendo tutta quella gente che muore, vedendo tutti quei morti per terra, ora gente che era lì per riposarsi e divertirsi, vado io, ammazzo. Usa il cuore? Allora, se noi dobbiamo imparare ad usare il cuore, è chiaro, non possiamo dire che sono cose belle. Va bene?
Ho risposto bene? Sì. Quanto mi dai? Io 10. 10? Grazie. Mamma, tre domande ancora, io speravo di andarmene con 2-10, adesso mi sa che mi fanno andare a casa con qualche voto più basso. Padre, ci puoi dare una parola di incoraggiamento affinché noi in futuro non perderemo la speranza con tutti questi attentati? Fratello mio, ti chiami? Simone. La speranza noi la coltiviamo in questo modo. Primo, credendo nei valori. Tu ci credi che dobbiamo usare il cuore? Allora, se usi sempre il cuore, farai bene e godrai il bene. Secondo, per usare il cuore sempre devi fare qualche sacrificio, perché qualche volta devi perdonare ad uno che ti ha fatto del male. È facile perdonare? Non sempre. Allora, sei disposto a fare qualche sacrificio? Sì. Allora, se sei disposto a fare qualche sacrificio, tu avrai sempre speranza. Terzo, ti sai accontentare di quelle cose che puoi avere senza desiderare ad ogni costo le cose che non puoi avere. Ti sei accontentato. E quindi devi lavorare, sapersi, faccio un esempio, no? Uno che spaccia droga, perché spaccia droga? Perché dice, spacciando droga io guadagno di più, però fai del male. Allora, vai a lavorare nei campi o vai a lavorare qualunque mestiere, guadagni di meno, ti accontenti, però fai del bene, non fai del male. Allora, se vogliamo avere speranza, ti sai accontentare di quello che puoi avere senza desiderare altro che per averlo devi fare del male? Questa è la speranza. Va bene? Sì. Quando mi dai? 10. Oh, bravo. Sono 3-10. Padre, secondo lei il giorno tornerà alla pace del mondo? Questa è una domanda difficile. Noi lo speriamo. Lo speriamo e per questo dobbiamo pregare, ma non solo, dobbiamo fin da adesso educarci alla pace. Perché domani sarete voi sarete. E nel servizio voi ci sarà qualche sindaco, ci saranno politici forse, ingegneri, ricordatevi di queste parole. Ci sarà la pace se voi vi educate fin da oggi alla pace, a questa capacità di stare assieme. Va bene? Di questo anno di misericordia? Dobbiamo usare di più il cuore. Questa è la, in questo anno della misericordia ci educhiamo ad usare di più il cuore e a metterli in pratica quest'uso. Va bene? Lo fate venire, coraggio, adesso. Sì. Chi ha fatto l'errore? Veloce, veloce, veloce. Dì. Perché? Dio permette che popoli soffrano. Mamma mia, questa sia ancora una domanda difficile. Questa domanda non c'è risposta. Neanche il vescovo sa rispondere.
La sofferenza umana è legata al peccato originale, eccetera, eccetera. L'unica risposta che noi come cristiani abbiamo al problema della sofferenza, girati, vedi là sopra cosa c'è? Il crocifisso, che ci dice che Dio soffre con noi e ci sta accanto. Non c'è altra risposta. Va bene? Ciao, Paolo. Lei in questo periodo piena d'afflizione che si vive per le strade tra sofferenza e paura, dove e a chi dobbiamo volgere lo sguardo per poter ricominciare? Vi ho detto prima, la speranza, guardare a Dio e guardare a noi stessi. Cioè, se io mi accorgo che quelle cose non danno speranza, non le faccio e mi devo educare a non farle. Secondo lei ci sarà speranza per un mondo migliore adesso che tutti pensano a tenersi aggiornati sui posti privilegi di dedicare un po' del loro tempo a Gesù? Qui si tratta delle scelte che noi facciamo. Cos'è utile nella vita? Il pettegolezzo? O è utile nella vita cercare il bene e costruirne il bene? Questo è. Tutto dipende da come noi impostiamo la vita, perché noi abbiamo la libertà, e adesso tra il liceo parlerò proprio di questo, della libertà. È come una barca. Se noi stiamo sulla barca senza remare, la barca va dove? Dove la corrente. Invece noi dobbiamo avere il coraggio di andare anche contro corrente, cioè ci mettiamo a remare contro corrente. Tutti vanno in un modo, noi diciamo no, io no, perché credo in alcuni valori. Ciao, volevo fare una domanda. Cosa possiamo fare noi bambini per aiutare il cammino verso la pace? Vivi con loro il cuore. Se la gente usasse il cuore, quante occasioni hai tu di stare con uno che ha più bisogno di te? Dagli aiuto. Quante occasioni hai di dire ad un tuo compagno che ti ha fatto un dispetto, ti perdono? Questo è creare le condizioni della pace. Vedete, voi non potete far niente, perché per esempio a Parigi sono riuniti per il clima, la paura del clima. Vabbè, noi non possiamo fare niente per questo. Però non puoi non gettare una carta a terra. Dobbiamo capire che abbiamo una educazione ad alcuni valori che parte dalle cose semplici. Non lasciare la spazzatura fuori casa, non gettare la spazzatura nel fiume, non lasciare sulla riva del mare d'estate bottiglie, vetri. Questa è l'educazione a tenere alla salvaguardia del creato. Cioè, noi pensiamo che certi problemi li devono risolvere i politici e non pensiamo che certi problemi li possiamo risolvere anche noi nel nostro piccolo. Va bene? Ok, grazie. Bene. Basta, ora basta. Le 11 o alle 11 e mezza? 11 e mezza. Basta. Le volevo chiedere, siccome Dio è tanto buono, come mai ha lasciato che ci fosse la cattiveria nel mondo? La cattiveria dipende dalla nostra libertà. Se tu dai un pugno ad una ragazza, ad una compagna, è Dio che gli ha dato il pugno, o tu? La libertà abbiamo. Noi abbiamo la libertà di sporcare il tavolo, io prendo la penna, cioè c'è un bel, passo un bel disegno, o di non farlo. Se lo faccio questo tavolo rimane rovinato, ma non è Dio che l'ha rovinato. Il creato, Dio ci ha dato bello, Dio non sta rovinando il creato, la terra.
quello sta rovinando. Gli uomini con la loro, con il loro uso cattivo della libertà. Quindi se vuoi dare il tuo contributo, usa bene la tua libertà per fare il bene. Ciao, mi chiamo Silvi. Volevo chiederle, ma c'è un motivo perché avete deciso di diventare vescovo? Purtroppo nella vita tutte le cose si possono decidere, ma quello di diventare vescovo non l'ho deciso io. Anche se io avessi voluto diventare vescovo e il Papa invece non voleva, io non sarei mai diventato vescovo. Quindi ti ha nominato il Papa? Mi ha nominato il Papa vescovo. Si diventa vescovo non per un concorso. Uno può dire voglio essere sacerdote e arriva se anche il vescovo ti accetta, no? Però poi diventare vescovo quello dipende dal Papa. Ciao, mi chiamo Lorenzo, ti volevo chiedere quali segnali ti hanno fatto intraprendere la strada di Gesù? Io, fin da quando ero piccolo, vedi, quando ero piccolissimo diceva a mia mamma voglio diventare sacerdote. Poi ha influito molto anche l'educazione che ho avuto fino alla terza elementare, ho frequentato la scuola in un istituto a Paola delle Suore e lì sono stato educato cristianamente, poi sono andato nella scuola statale, quarta, quinta elementare e poi sono entrato in seminario. Mi chiamo Elena, ma perché nel mondo stanno succedendo tutte queste guerre? Perché badiamo troppo ai nostri interessi senza pensare che noi dobbiamo convivere. Mi spiego. Tu sei libera di cantare a casa tua. Ti alzi a mezzanotte, non puoi dormire, ti metti a cantare, puoi farlo? No. Perché? Perché ci sono gli altri, ci sono i miei genitori che stanno dormendo. Oh, allora dobbiamo imparare a capire che noi dobbiamo regolare la nostra libertà con la libertà degli altri, dobbiamo regolare i nostri interessi con gli interessi degli altri. Io oggi ho deciso a scuola di non di fare il chiasso, gli altri hanno deciso di fare scuola, quindi che devi fare? Dobbiamo, c'è l'intervallo in cui si fa riposo, c'è l'orario della scuola in cui si fa lezione, c'è un orario in cui io posso accendere il televisore e sentirlo, c'è un orario in cui tutti dobbiamo dormire e io devo rispettare la libertà degli altri che vogliono dormire. Cioè libertà, ragazzi, attenzione a quello che vi dico adesso, la libertà deve essere sempre una libertà regolata dal gioco e diritti e doveri. L'esempio del semaforo. Semaforo verde che fai? Semaforo rosso? Fermo. E quando ti fermi che c'è qualcuno che c'è il semaforo verde, no? Allora, quando tu c'hai il semaforo verde, gli altri hanno il semaforo rosso e dicono devo rispettare la libertà di... Come ti chiami tu? Ecco. Gli altri dicono abbiamo il semaforo rosso, dobbiamo rispettare la libertà di Elena che deve passare. Quando scatti il semaforo rosso a te, tu che dici? Devo rispettare la libertà degli altri che hanno il semaforo verde e devono passare. Nella vita dobbiamo abituarci a questo rispetto, il rispetto della libertà, perché la libertà non è assoluta. Io non posso fare quello che voglio. Posso fare quello che voglio? No. Altrimenti io vengo, ti prendo le cose che tu hai perché le voglio, no, sono mia, tu le devi rispettare.
quando nel mondo si perde questo criterio e dobbiamo saper convivere, succedono le guerre, gli odi e gli incizi. Ok, grazie. Allora, bravi bambini, bravi vostri agenti, è stato un momento bellissimo questo, vero? Sì. E allora, buon applauso. Un piccolo paese all'interno di cui si chiama Roguti,
stato in montagna e ho avuto un pastore, un sacerdote illuminato che tanto ci voleva bene, si chiamava Don Salvatore Ripoli, mancato circa 40 anni fa. E in quell'occasione, all'inizio degli anni 60, ancora Romuli faceva parte della diocesi di Boa. E il vescovo che si insediò in quel periodo ha voluto visitare, come sta, come ha fatto sempre lei, come sta facendo, le diverse parrocchie che componevano la diocesi. Ed è venuto anche a Romuli. Per Romuli c'era un problema, che da Boa la strada rotabile arrivava soltanto fino ai campi di Bova, lunghissimo tratto, era una via morta. Questo vescovo si chiamava Monsignor Giovanni Ferro. E ricordo che il nostro sacerdote, la Valtteria del Corpus Domini, non vi dico mai, nell'accoglierlo, l'anno c'erano fiori dove comprare l'eccellenza, perché il mio era un ambiente semplice, molto pastorale, quasi primitivo sotto un certo aspetto, ma ricco di tanti valori. Cosa pensò il nostro sacerdote? Tutta la popolazione di farci alzare molto presto e raccogliere i fiori di ginestra che da noi abbondavano e andare sui campi di Boa e disegnare nell'accoglienza del vescovo tutto il percorso con i fiori di ginestra e di chilometri ne erano parecchi. La cosa che stupì me, ragazzo che avevo 5-6 anni, la semplicità del pastore, la bellezza delle sue parole, la dolcezza del suo sguardo, che assomiglia tanto alla sua. Tanti bambini si aggiungevano e ahimè spesso, con dispiacere ma anche con orgoglio, molti senza scarpe. E il vescovo si commosse e dopo un bel po' di tempo fece aggiungere a queste famiglie, tramite il nostro sacerdote, tante scarpe per bambini. Io ho accolto in maniera ufficiale perché il sacerdote, io ero chierichetto, ero sempre con lui, ha voluto che io ripetessi una breve frase perché ero piccolo, non ricordo se ero di prima elementare, addirittura il vescovo, ma ricordo ancora oggi con emozione che il mio cuore di fanciullo lo accolse con la tenerezza, con l'affetto e con la riconoscenza che ancora oggi resta in me e che voglio accogliere lei. Solo che qui il mio ruolo è diverso, è di educatore, è di uomo adulto e con il cuore di fanciullo voglio trasmetterlo a tutti i presenti, ma ai miei studenti soprattutto, che ringrazio per l'attenzione, ai professori, ai sacerdoti nostri del territorio che tanto fanno in continuità con i suoi indirizzi per portare avanti unitamente a noi, alle famiglie, alle associazioni, questa nostra comunità afflitta da tanti problemi, ma ricca assolutamente di tanti valori propositivi che, come mi diceva Don Malara l'altro giorno, alimentano in noi sempre la speranza. Ecco, con me un amore pensoso, lungimirante, che mi è educativo, ma il fatto anche di fede, di attaccamento ai valori della famiglia, attaccamento ai valori della solidarietà, della giustizia, e lei nel suo arrivo nella nostra arcidiocesi, perché oramai i ragazzi non so se lo sanno, la diocesi di Boa non esiste più, ma è stata aggregata a quella di Reggio ed è diventata arcidiocesi di Reggio Boa e dei tre vescovi della nostra provincia, Sua Eccellenza è l'arcivescovo dell'arcidiocesi di Reggio Boa, l'arcidiocesi sono l'ufficio dell'arcidiocesi di Reggio Boa.
e con il cuore di un fanciullo e con il vostro cuore di fanciullo che, dicendo la parola Sua Eccellenza, lo ringrazio ancora per essere venuto tra di noi a portarci i valori della famiglia, della solidarietà, della giustizia, che una nostra studentessa meglio di me ora elencherà.
facciamo vivi consigli all'istituto. I docenti ci sono. Domani che cos'è? Giovedì? Io sto per dirlo poco, ma devo usare in poco, che domani non si interroga, ma si commentino la giornata di oggi. La proposta l'ha votata non dai docenti, ma dai alunni, ha alzato di mano, se ne raccorda. Bene ragazzi, domani quindi gli insegnanti commenteranno la giornata di oggi, sapete come passa il tempo, no? La prossima volta però, Presidente, ha il nome incontro del vescovo alle 9, così siete, ci organizzeremo bene. Ragazzi, io non sono venuto qui né per parlarvi del Natale né per parlarvi di religione. Sono venuto qui a dirvi una parola come rappresentante di una istituzione, la Chiesa, nel caso specifico la Chiesa Cattolica. Che come tutte le altre istituzioni che noi chiamiamo agenzie educative, si deve mettere d'accordo per cercare di puntare sull'interesse comune che siete voi e la vostra formazione. Ecco, in questo momento qui leggiamo sui giornali di Andrea Pitti Presepe, di Albesco che è stato detto a venire a scuola. Io ringrazio che mi avete dato questa possibilità. Potrebbe anche dirigente di privare, però viene per dire che se un vescovo viene in mezzo a voi non viene a parlare di religione, di religione si parla nei luoghi idonei. Io sono venuto a dirvi che ci si può sedere attorno ad un tavolo, e lo dico in maniera forte oggi dinanzi a certi fenomeni che ci stanno facendo capire che se l'umanità non si ritrova non ad un tavolo è finito. Sono venuto a dirvi che possiamo metterci attorno ad un tavolo per cercare di capire quale possa essere quell'elemento che ci fa trovare tutti d'accordo per partire poi per un cammino che per un certo tempo possiamo fare tutti assieme, poi magari ognuno prende necessariamente la propria strada, però c'è un tratto di strada che tutte le forze politiche, economiche, religiose, educative possiamo fare assieme, ed è quel cammino necessario perché si possa vivere in pace, con tranquillità e con serenità. Per cui in questo momento veramente in un certo senso mi svesto della mia figura. Ricordo gli anni dell'insegnamento, ho insegnato per 3 anni religione nella scuola media, poi ho vinto il concorso a cattedra e ho insegnato nei licei di Stato storia e filosofia, ho cominciato con la Lezia Termine, con la Tura, poi sono andato a Nicopera, poi sono ritornato a Nicopera, poi sono andato a Matera
al liceo dove mi sono fermato per circa 15 anni per essere al liceo scientifico. Poi nel 1992 i miei superiori mi trasferirono nella Repubblica Ceca, dove sono stato 2 anni, e ho dovuto necessariamente rinunziare all'insegnamento e ho lasciato quindi poi di insegnare dopo 23 anni di insegnamento di filosofia. Per cui ricordo quelle stesse esperienze di 23 anni, soprattutto per il dialogo che avevo con i ragazzi, con alcuni dei quali sono ancora in contatto, soprattutto durante gli intervalli. Io non scendevo mai nell'aula dei professori, ma mi fermavo sempre a chiacchierare, a parlare con i ragazzi, con i quali ho sempre intrattenuto un discorso e un rapporto completo. Ecco, il mio discorso mira a questo: proporre un confronto per vedere come poter poggiare il fondamento della nostra formazione umana, con la consapevolezza che quel che si costruisce oggi, o quel che costruite voi oggi nella scuola, docenti e alunni, ha delle ripercussioni sociali e politiche. Ecco, voi siete le persone che prenderanno in mano domani le reti della società, ad ogni livello, in Calabria e fuori dalla Calabria. E allora vedere assieme qual è il punto di partenza, perché formati voi possiate dare domani quel contributo al miglioramento della società rispetto all'oggi che viviamo. E facciamo questo discorso avendo davanti a noi uno scenario mondiale che è dominato da due paure che ci attraversano: la distruzione del pianeta e il terrorismo. Tutti diciamo che abbiamo paura. Ho davanti a me un canto che mi hanno fatto in una scuola di Mengoni. Succede anche a noi di fare la guerra, essenziale, dico, e aprire poi alla pace. Cioè, abbiamo paura di questi due fenomeni. Però sta di fatto che dinanzi a questi due fenomeni non abbiamo il coraggio di affrontarla alla radice. Perché? Perché penso, con la mia analisi, che non si riesca da parte di tutti ad arrivare a quel punto fondamentale ed essenziale per cui si possa dire sediamoci attorno ad un tavolo. E allora, io non so adesso cosa stabilirà a Parigi rispetto alla distruzione del pianeta, ma sappiamo che altre riunioni sono fallite. Perché? Per interessi economici. Quando chiesero alla Cina, ma l'America non è da meno, di ridurre, la Cina ha risposto: fino a poco avete distrutto voi il pianeta con il vostro progresso economico, adesso lasciate pure a noi di fare il nostro progresso economico. Sta di fatto che in questi giorni abbiamo visto la televisione della Cina soppressa dallo smog. Tutti parliamo che bisogna sconfiggere il terrorismo, ma non si è riusciti a mettersi attorno a un tavolo le varie potenze politiche. Perché? Perché c'è l'interesse della Siria, ce la devo spartire la Siria. Turchia, Iran, America, Francia, interesse Assad, non Assad. E allora fino a quando la posta in gioco è l'interesse personale, è il
terrorismo va a farsi benedire. Ecco perché non si riesce a superare. C'è un altro elemento importante che noi stiamo constatando in questi giorni, lo shock che c'è in Europa, seguiti dai giornali, le dichiarazioni, lo shock dei nostri politici, dei nostri governanti, delle forze di polizia, vedendo tanti giovani, alcuni della vostra età, che sono stati educati in Europa ai grandi valori laici della democrazia, della libertà, del benessere, ricordate la guerra in Iran, la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, andiamo ad esportare la nostra democrazia. Tanti giovani europei educati in questi valori del benessere, della libertà, della democrazia, che avevano davanti ai loro occhi le grandi speranze di un futuro scientifico e tecnologico, questi giovani stanno voltando le spalle all'Europa e sarebbe benissimo, come dicono, vanno a rinforzare le truppe dell'ISIS che vogliono combattere contro questo potere nostro. Oppure l'altro shock, gli immigrati di seconda e terza generazione che sono stati educati in Europa ai nostri valori, che hanno usufruito dei nostri valori e stanno colpendo alle spalle la nostra Europa. E pensate di essere stata una madre accogliente nel perdono. E questi pongono dei problemi. Perché un giovane europeo dalla media borghesia che ha davanti università, che hanno davanti tanta speranza, perché tante donne che noi diciamo sono state educate ad un principio di libertà si fasciano e vanno? Sono domande, penso, alle quali noi dobbiamo rispondere. Allora io stamattina voglio con voi, dinanzi a questo scenario, proporvi quello che a mio giudizio, come persona, come insegnante di filosofia, come studioso, come credente anche, discutere quel primum essenziale, il punto di partenza, su cui fondare l'educazione, su cui puntare sul nostro futuro, un punto di partenza fondamentale sul quale possono costruire tutte le agenzie educative, un primo oggettivo sul quale tutti possiamo andare d'accordo al di là di ideologia, cultura, religione, un punto di partenza che ci dà la possibilità di guardare l'uomo, le sue opere, gli avvenimenti storici e poterli giudicare. Noi oggi giudichiamo Hitler e lo definiamo il regime del male, ma non dimenticate che Hitler è andato al potere democraticamente. Sulla base di che cosa io giudico oggi anche un potere politico? I cittadini possono anche giudicare lo Stato e le leggi dello Stato, ma qual è la base per cui io giudico e dico questo non va bene? Perché posso dire che quello Stato ha sbagliato perché ha tolto la libertà di stampa? E perché lo Stato non può togliere la libertà di stampa? Qual è il criterio che mi dà questa libertà di dire tu non puoi? Magari quando vuoi andare alla ricerca di quell'elemento essenziale che ci possa mettere tutti d'accordo per fare un discorso comune,
questo elemento essenziale dal quale noi dobbiamo partire. L'altro giorno, l'altro giorno, andando in una scuola di Reggio, se non ricordo male, avevo preparato anche per loro un discorso tipo quello che sto facendo a voi, mi hanno cantato la canzone di Marco Mengoni, Credo nell'essere umano, la conoscete, vero? Credo negli esseri umani. Questo è il punto di partenza dal quale noi possiamo tirar fuori, al di là di ogni ideologia, al di là di ogni religione, al di là di ogni impostazione politica, tirare fuori quell'elemento fondamentale, la persona umana, la dignità della persona umana, la persona come fonte inalienabile di diritti. Per cui io posso giudicare, e tutti assieme possiamo giudicare, il bene o il male, dire questo è bene, questo è male, lo Stato ha fatto male a togliere la libertà di stampa, Hitler ha fatto male a perseguitare gli ebrei, perché? Perché hanno messo sotto i piedi il diritto inalienabile della persona. La persona umana, uno può essere ateo o può essere credente, il credente forse può avere qualche elemento in più per affermarlo, ma la persona umana è quel primo indispensabile fondamento dal quale noi dobbiamo partire. E la storia del pensiero filosofico, chi di voi fa filosofia lo sa, gli antichi greci già dicevano che la norma fondamentale della morale è il rispetto della persona. Kant poi diceva, tratta la persona mai come mezzo ma sempre come fine. Miei cari, se noi vogliamo trovare un punto di partenza per fondare la nostra formazione, se noi adulti vogliamo sperare in un futuro migliore tramite la nostra formazione, se non vi educhiamo al rispetto della dignità della persona umana, abbiamo fallito ogni tipo di educazione. E allora ciascuno di noi, quando si guarda nello specchio, questo specchio simbolico che è la riflessione sul senso della vita, si riconosce come fonte di diritti. Questa è l'esperienza primordiale che noi abbiamo. Io sono fonte di diritto, io voglio essere rispettato, io voglio essere amato, io voglio essere quello che voglio realizzarmi. Noi sappiamo che questi punti fondamentali li sentiamo nella carne, vivi, e se qualcuno ci tocca su uno di questi aspetti ci sentiamo male. Tu hai offeso la mia dignità, quante volte lo diciamo? Tu hai messo sotto i piedi la mia persona, non lo potevi fare. Tutti riconosciamo che c'è questa dimensione. Perché nell'universo che ci circonda sappiamo che solo la persona umana ha una intelligenza e una volontà per cui si dà da se stesso la ragione del vivere. Un animale non si dà conto che vive, una pianta non ha l'autocoscienza per cui dice io sono una persona umana. Però vedete,
accanto a questa esperienza primordiale, che è l'esperienza della propria persona, c'è un'altra. Noi viviamo una relazione. Quanti siamo questa mattina qui? 200, 300 persone. 300 persone che ogni giorno dicono: io sono una persona, io sono fonte di diritti. E nasce un grosso problema: come mettere d'accordo queste 300 persone che dicono: io sono fonte di diritto e voglio essere rispettato? Ecco che nasce la relazione tra di noi. Nasce il problema di come impostare la relazione tra di noi, nasce il problema di come armonizzare il mio diritto personale con il diritto che hanno gli altri di affermare le stesse cose che affermo io. Miei cari ragazzi, qui c'è il nodo fondamentale della nostra convivenza civile. Qui c'è l'elemento fondamentale per cui si può vivere assieme, pur con un pensiero politico, religioso, economico diverso. Se noi risolviamo questo nodo, come possiamo far convivere 300 persone che dicono: io ho il diritto di essere persona e di essere rispettato? Allora capite che se ciascuno di noi dice: io ho il diritto, se il prete dice: io ho il diritto, e tutti e due proiettiamo e mettiamo sul tavolo gli stessi diritti, allora come io pretendo che lui rispetti i miei diritti, lui a sua volta pretende che io rispetti i suoi diritti. Allora i miei diritti diventano doveri quando io contemplo i diritti miei nell'altra persona. Se l'altra persona ha dignità come ce l'ho io e come io voglio essere rispettato nella mia dignità, io ho il dovere di rispettare l'altro nella sua dignità. Miei cari ragazzi, se non capite questo, se non capiamo questo nella formazione nostra, della nostra coscienza, della nostra personalità, crolla tutto il vivere sociale, crolla tutto il vivere civile. È impossibile vivere assieme se non c'è questo criterio fondamentale. I miei diritti sono doveri quando io guardo i miei diritti degli altri. L'immagine del semaforo. Semaforo verde per me, io ho il diritto di passare. E tutti hanno il dovere di rispettare il mio diritto. Ma quando scatta il rosso per me, io ho il dovere di fermarmi e rispettare il diritto che hanno gli altri di passare. Se non accettiamo questo criterio di fondo, che parte, vi dicevo, dal rispetto della persona, se non rispettiamo questo criterio di fondo, è impossibile vivere, è impossibile la vita. Facevo proprio le scuole elementari poco fa ad un ragazzo, ad esempio: tu vuoi sentirti la radio, sei libero, ma devi sapere che a mezzanotte, alle 2 di notte, gli altri hanno il diritto di dormire e tu devi rispettare il diritto degli altri che hanno gli altri di dormire. Io in uno stadio non posso imporre il silenzio alle persone, ma in una chiesa devo imporre il silenzio, in una scuola devo imporre il silenzio, perché quello è l'uomo. E se io voglio fare cazzo ne vado fuori, come se io voglio stare zitto non vado allo stadio. Ecco questo criterio importante: la persona dell'altro relativizza il mio diritto. Per cui noi come diciamo:
non fare all'altro quello che tu non vuoi che gli altri facciano a te stessi. Saggezza popolare che comporta proprio, che ha al fondo proprio questo principio sacrosanto della libertà della persona. Allora la legge, lo Stato fa le leggi, la legge a che serve? La legge positiva mette in armonia i diritti della persona. Questo terreno è mio, tu l'hai occupato giustamente, io vado in tribunale, discutiamo, c'è la legge che dice tu non puoi costruire se non ti metti a 7 metri di distanza, io devo accettare il criterio dell'armonia e delle libertà. La legge che fa? Mette in armonia il diritto delle persone e regola la libertà dell'individuo. Per cui la libertà dei ragazzi non è mai assoluta. Io quando insegnavo filosofia e arrivavo, toccavamo il problema della libertà, chiedevo sempre agli alunni che cos'è la libertà. Il mancapimento della risposta qual era? Fare quello che voglio. Io rialzavo dalla cattedra, andavo vicino al tavolo di qualcuno, prendevo un oggetto, orologio per esempio, e lo guidavo con l'attività. Professore, questo è mio. Cos'è la libertà? Fare quello che voglio. Io voglio prendere il tuo orologio. E lo prendo. No, non puoi. Perché? Questo è mio. Allora, la libertà non è fare quello che voglio. La libertà è togliere ogni impedimento perché io possa fare il bene. Quindi la libertà, miei cari, è sempre correlata alla verità e al bene. Io non ho la libertà di dire che 3 più 3 fa 7. Se lo dico, voi chiamate 113 che mi porto la manicomio, il minimo che potete fare, 3 più 3 fa 7, se sono uscito, diciamo. Sta dando io un premio. Sta dando perché? Non ho la libertà. La libertà dice sempre un rapporto giuridico. Io non posso prendere una pistola e sparare una persona. Cioè, ho la possibilità di farlo. Ma se lo faccio mi arrestano. La libertà è un concetto assolutamente positivo. Per cui quello che faccio, quello che faccio, nessuno lo può giudicare. E proprio sulla base di questo rapporto che c'è tra verità e libertà, tra bene e libertà, che noi possiamo dire Hitler è stato un boia. Perché? Ha vessato i propri cittadini. Ed ecco perché possiamo dire che un regime dittatoriale schiaccia l'uomo. Ed ecco perché possiamo dire che uno Stato non può togliere la libertà di Stato e di cittadini, perché il diritto all'opinione è un diritto legato alla persona. Al di sopra dello Stato c'è il diritto della persona. Per cui, ragazzi, attenzione, non confondete mai la libertà con il sentimento. Il sentimento è una emozione interiore che hanno anche gli animali. Quante volte noi sentiamo dire che un cane si avventa con il proprio padrone? Lo ha riconosciuto, ha sentito qualcosa dentro che con la ragione non è riuscito a guidare, il cane non ha ragione. Se c'è un animale, un cane passa davanti ad un negozio e ha fame,
e può prendere un po' di pane o qualche altra cosa, non viene mai messa a nessuno, non prende se va. Se vado io ho fame, mi pongo il problema, non ho soldi, non posso rubare. C'è differenza tra libertà e sentimento. Il sentimento è una pulsione interiore, sentimento è la rabbia. Quante volte dopo un omicidio sentiamo dire alle persone, ma io non volevo ammazzare. Ma ti sei lasciato prendere dal sentimento della rabbia. La tua ragione non è riuscita a farti pensare e a frenarti e a darti il giusto equilibrio della libertà. Miei cari, tra libertà e sentimento c'è grande differenza morale. La libertà è regolata dalla ragione, il sentimento è regolato dall'istinto. I due fidanzatini di cui vediamo Calabro, lui che ha ucciso lei e l'ha bruciata viva, e partendo da questo ragionamento, tu sei mia, non mi puoi dire che mi lasci, perché mi appartieni. Non sarai mia, non sarai nessuno, io ti ammazzo. E da qui, quando noi non rispettiamo i valori che una persona porta con sé, quando noi seguiamo un falso concetto di libertà, sono quasi alla fine. Quando la libertà diventa un istinto, allora l'agire dell'uomo non è più dominato dalla ragione. Quello è il populismo. Cos'è il populismo? Che cos'è la violenza? E vuole affermare se stessi contro il più debole, senza calcolare che l'altro che è più debole o che ha un handicap o che ha minore energia psichica rispetto a me e si trova in una situazione di fragilità, io mi dimentico che quella una persona come me lo accoglie. Cos'è la violenza con le donne? Abbiamo celebrato qualche settimana fa la giornata contro la violenza sulle donne e voler considerare per principio che la donna è inferiore all'uomo, dimenticando che la donna è una persona. Quando la Bibbia, permettetemi questo riferimento alla Bibbia, questo racconto fantastico della creazione della donna, dice che Dio prese una costola dal corpo di Adamo che dormiva e fabbricò la donna. Quello non è indice di dipendenza della donna dall'uomo, è indice della pari dignità dell'uomo e della donna. Che cos'è la corruzione politica? È l'affermazione del mio interesse su quello degli altri. Io amministro del denaro pubblico, posso declarare delle somme, lo faccio, non mi importa che quello è denaro degli altri. Cos'è la droga? Ragazzi, prestate un attimo di attenzione su questo tema. Che cos'è la droga? Noi che tante volte, o voi tante volte giovani che inalberate i cartelli contro la traffica, ogni spirello che si fuma, non lo dimenticate, è un regalo che fa la traffica. Non lo dimenticate. Profumate anche 10, però non inalberate i cartelli, noi siamo antitrangheta.
ogni segreto che si cura è un regalo che fa la Natale, che sarebbe il commercio, il grande commercio internazionale della droga, ce l'ha in mano la Natale calabrese. E la droga, il traffico della droga, lo smercio della droga, è una violenza contro le persone. Cioè io so che se offro a te una bustina di droga, io ti faccio del male, ma non me ne importa, io devo far soldi. Quando ero a Rocri, ogni anno andavo nel carcere a fare delle lezioni ai carcerati, questo è il tipo di lezione. E un giorno ho parlato della droga. Finito il discorso, ho chiesto, qualcuno vuole intervenire, si alzò una persona e mi disse: caro padre, io non ho nessuno scrupolo di vendere la droga, perché chi la viene a comprare sa che la droga fa male, se la compra vuol dire che sa. Quindi, se non la vendo io, gliela vendo un altro, tanto male che gliela vendo io, che faccio io solo. Io ho detto, se fosse tuo figlio a chiederti la droga, gliela daresti? No, mio figlio no. E con lo sdoppiamento del giudizio qua, di interesse. Cos'è la bracca da piegare? Siamo alla fine. Cos'è la bracca? La bracca viene impostata su questo criterio. Io devo star bene alle spalle degli altri. Non mi importa se gli altri stanno male. Non mi importa se un negozio o un negoziante viene dissanguato dalla gente. Non mi importa di morire le persone con una bomba. Io devo fare i miei interessi che sono quelli di sapere. Leggo i diritti dell'altro, della persona. Questa è la frase. Mi cari giovani, seguendo questo criterio di riflessione, cioè il criterio del rispetto della persona, se noi alla base del nostro agire mettiamo i diritti della persona, noi potremmo affrontare anche i problemi della nostra regione, della nostra Calabria, che spesso vive in questa situazione precaria proprio perché non guarda il bene comune, perché lo Stato si costituisce tale come aggregazione per il bene comune, ma se il bene comune non ha alla base il bene e i diritti della persona, sarà mai bene comune. Ecco, miei cari, su questa premessa poi si possono tutti gli altri discorsi. E questo discorso che abbiamo fatto lo posso fare io cattolico, lo posso fare io vescovo, lo può fare un musulmano, lo può fare un imam, lo posso fare, lo può fare un ateo. Quando abbiamo fatto questo percorso assieme, poi si può anche parlare di religione, di morale. Io non vi ho mai fatto il nome di Dio, ma non perché non ci creda, ma perché Dio viene dopo. Se Dio è al primo posto,
diceva il cardinale, ontologicamente, in sé per sé, razionalmente, Dio è come a proposito. A proposito c'è una persona. E solo riflettendo sulla persona, io arrivo anche a Dio. Concludo su questo pensiero ricordandomi Sant'Agostino, il grande filosofo cristiano, quando spiegando l'autocoscienza diceva, fratellino, come vuoi fare, no? Diceva, no? Diceva, in te ipsum regni, in interiore omnia habitat veritas, e si tua mutabile di bene e si natura trascende il teipso. Rientra in te stesso il teipso corretti, perché è nella tua interiorità che tu incontri la verità con l'orienta maiuscolo che è Dio. E se tu ti accorgi che tu sei mutevole, vai oltre te stesso e troverai, incontrerai Dio. Grazie per la sua presenza. Grazie.